Viva la Radio Network, oggi siamo a Cagliari, al Teatro Massimo, in compagnia di Enrico Ghezzi, critico cinematografico e ideatore di programmi televisivi fuori dagli schemi come Blob e Fuori Orario. Buonasera Enrico. Questa sera ci ha presentato la performance di Marco Rocca, ma quanto spazio è rimasto sia nel cinema che nella televisione per una sperimentazione seria? Sperimentazione seria secondo me vuol dire sperimentare come se esistesse il presente, non è sicuro, però provarci, questa è sperimentazione seria. Oddio, sperimentazione seria magari scoprire che non c'è il presente, però, e questo si può scoprire in ogni momento, non è vero che oggi c'è meno spazio, teoricamente ce n'è molto di più. È vero che è uno spazio che sembra ogni volta stringerci addosso, tendere a colmare qualunque bucherello, però nello stesso tempo è uno spazio che si, insomma, è un po' inflattivo, come se, come l'universo che si, è vero che si degrada entropicamente, ma nello stesso tempo si allarga, quindi c'è più spazio e meno, c'è meno energia probabilmente, questo lo sento sì. Credo che ci sia in generale ogni minuto che passa ci sia meno energia. Se il tempo esiste, ho dei miei dubbi, è un marcatore di affievolimento di energie, non delle persone. In quale stato di salute si trova e dove sta andando il cinema italiano? Stato di salute spero non troppo bene, perché quando sta bene diventa tronfio. Quando negli ultimi anni è stato detto che va bene, diventa abbastanza insopportabile. Il cinema non sarà passato bene da nessuna parte. Va è molto lento il cinema rispetto a altre cose. La cosa bella del cinema è che adesso va verso uno stato di indistinguibilità, non solo il digitale non esiste, il fatto che il digitale non sia riconoscibile indica che il cinema non è e non sarà più riconoscibile, quindi chi fa cinema, chi continuerà a fare cinema avrà molta più responsabilità eventualmente verso il cinema, verso se stesso, verso gli altri, perché dovrebbe avere, io dico dovrebbe perché non è ancora accaduto, per esempio in Italia c'è stata un'occasione più unica che rara, invece è stata vista come orrore, paura, prevaricazione, cioè il far west televisivo che ha buttato talmente tanto cinema in televisione che sembrava che non ci fosse motivo o senso di andare al cinema, che avrebbe dovuto produrre un cinema, non dico necessario, ma di più, indispensabile, violentemente altro, che tu lo vedevi e senza capire perché dicevi ecco perché si va al cinema, ecco perché si fa al cinema, invece no, tentativi di inseguire la televisione, di difendersene poveristicamente, questo è avvenuto. Io credo che però andando avanti, da una parte con i James Cameron, dall'altra con i Love Diaz, ma ci sono chissà quanti ragazzi ci sono in Italia che stanno facendo cinema sublime con la telecamerina, credo da tantissimi, solo che non sono più neanche italiani fortunatamente, sono persone in un corpo fluido. Un'ultima domanda, oggi molto spesso vediamo prodotti di basso contenuto sia al cinema che alla televisione. Pensa si possa fare qualcosa perché il pubblico inizia ad interessarsi a opere di contenuto e di più alto livello, oppure possiamo dire che la maggioranza del pubblico italiano ha quello che si merita, tra virgolette? Non so cosa sia il contenuto alto o basso, onestamente, davvero. Credo che nel cercare di imporre un contenuto alto ci sia una bassezza tremenda e sia comunque un'operazione di distorcimento, un'operazione autoritaria, un'operazione totalitaria, un'operazione presuntuosa, didattica a forza. No, all'educazione quindi. L'educazione dipende moltissimo dagli educatori. E gli educatori veri sono, secondo me, sono quelli che non impongono nulla, che arrivano a volte a farsi autoimporre qualcosa da sé. L'educazione come sistema collettivo, come supposta coscienza collettiva che si riflette in un sistema educativo, mi fa molta paura e sarei quasi a priori contro, anche se fosse un'educazione che arrivasse negli anni a far apprezzare a tutti, che so, Bach. E secondo me sarebbe la negazione di Bach. In realtà un'educazione è una cosa che può, invece, dovrebbe arrivare a permettere a chiunque di aprirsi anche un istante solo, a Bach come anche alla bellezza di qualunque cosa brutta ripresa. Il cinema e la televisione, qualunque sistema, diciamo, di captazione di immagini distanti, dovrebbe ormai averci insegnato che il bello e il brutto sono un gesto dell'occhio, un sentire l'occhio, un sentire, ma neanche l'occhio come visione fisica precisa, è una, possiamo posare uno sguardo di bellezza estrema sulla cosa più mostruosa. Ma non è un soggettivismo, dico, è bello quello che mi piace,
Non è neanche questo. Il bello, se per caso esiste qualcosa che si può definire bello, è in ogni istante guardando qualunque cosa può essere bello. In questi mesi ci si rende conto che un Roman Abramovic è più... se l'arte esiste, è più artista di Marina Abramovic, che pure ci piace tanto. A me piace, ma... Va bene, grazie Enrico Ghezzi per essere stato con noi. Barbara, viva la Radio Network, Cagliari.